Buongiorno, ben ritrovati telespettatori, buon pomeriggio dalla diretta di Tele4 che precede il telegiornale delle 13:20, dove ovviamente vi forniremo tutte le notizie raccolte nell'arco della mattinata, una giornata oggi importante dal punto di vista ovviamente di ciò che cambia per quanto riguarda la pandemia, perché è il primo giorno senza obbligo di mascherine all'aperto. E lo vedremo poi all'interno di un nostro servizio durante il nostro telegiornale, ma ovviamente l'obbligo decade solamente in certe situazioni di non potenziale assembramento all'aperto, quindi bisognerà comunque averla a disposizione la mascherina, perché in ogni caso ci vorrà, bisognerà indossarla qualora, per esempio, andando al mercato, qualora ci si trovi in situazioni di potenziale assembramento in mezzo alla folla e ovviamente in tutti i luoghi chiusi, negli spazi chiusi. Però insomma vedremo nel nostro telegiornale le reazioni dei cittadini in questa prima giornata quasi storica, si potrebbe dire, senza la mascherina dopo un anno e mezzo di pandemia all'aperto. Però sabato inaugura Aquario, 1 km di costa balneabile a Muggia. Questo è il titolo della diretta che abbiamo scelto e fra poco vi faremo vedere anche l'estratto proprio realizzato da Marco Stabile, che ha raggiunto la sindaca Marzi, sindaco di Muggia. Quindi sabato 3 luglio viene inaugurato questo 1 km di costa fino a Punta Sottile sul lungomare Muggesano. Ne abbiamo parlato con il sindaco Laura Marzi e allora vediamo l'estratto. Sindaco Marzi, ultimi ritocchi per l'interramento acquario, siamo vicini all'inaugurazione. Per fortuna sì, anche se con un anno di ritardo, perché ricordo che noi abbiamo come dire, nominato quel luogo, intitolato quel luogo Aquario 2020, con l'idea di inaugurare quel sito balneare nell'estate 2020. Di fatto siamo arrivati nell'estate 2021, ma ci siamo. Quando si inaugura? Allora, noi a causa delle restrizioni Covid purtroppo siamo costretti a fare un'inaugurazione ristretta, dedicata solamente alle autorità e alla stampa, il giorno 3 luglio, quindi sabato, il 3 luglio in orario serale. Apriremo ufficialmente, taglieremo il nastro ufficiale. Da lì in poi in realtà il sito sarà aperto a tutti, come del resto lo è già ora, perché non ci sono recinzioni che bloccano, no, l'afflusso delle persone, ma di fatto da lì in poi lo sarà ufficialmente. Dopodiché abbiamo deciso però di voler dedicare al pubblico e alla cittadinanza e a tutti i fruitori del sito una festa che verrà fatta a fine estate, che sarà una festa di restituzione di quell'area finalmente alla popolazione e che faremo a fine luglio, primi di agosto, intorno alla fine di luglio. Sarà una festa serale con tutti i crismi e io mi auguro di vedere tanta gente, tanto ci sarà lo spazio per poter distribuire le persone in 28.000 metri quadrati. Ecco, ricordiamo un po' di numeri e cosa si troverà in quel sito. Allora, abbiamo 1 km esatto di costa restituita alla popolazione e costa balneabile di fatto che si aggiunge al resto della nostra costa e si aggiunge a quella che è la costa balneabile di tutta la provincia di Trieste. È credo il primo tratto di costa ex novo istituito alla balneazione, dedicato alla balneazione che si apre in tutta la provincia di Trieste nell'ultimo decennio, direi. Quindi 1 km di costa percorribile con un tratto di pista ciclopedonale, che in realtà sarà una pista ciclopedonale ad anello, che durante l'estate verrà aperta solo nella sua parte a monte, diciamo, mentre la parte a mare sarà dedicata alla balneazione. Nella primavera, nell'autunno e durante l'inverno sarà una pista ciclopedonale a tutti gli effetti, come anello da poter percorrere anche per gli amanti dello sport, di chi corre, eccetera. Lungo il chilometro, lungo nell'arco dei 28.000 metri quadrati di terrapieno, abbiamo servizi, abbiamo 8 discese a mare.
con le scalette, abbiamo due piccole insenature nelle quali si può scendere in spiaggia, per cui leggermente più facile l'accesso anche per persone più piccole, per i bambini, non, purtroppo non per i disabili, ahimè, questa è una carenza alla quale cercheremo di far fronte in accordo peraltro anche con l'associazione disabili e per quel che riguarda anche l'istituzione del PEBA, all'interno del PEBA con una discesa a mare attrezzata almeno nei pressi. Ci sono tre chioschi di somministrazione di bevande e cibi con bagni ovviamente, ci sono docce, fontanelle, ci sono delle aree ombreggiate, non è possibile, lo dico purtroppo una volta di più, non è stato possibile piantare alberi e quindi creare ombreggiature diverse da quelle che sono state create attraverso appunto queste tettoie, perché quella è, ricordo, un'area bonificata, un'area inquinata sulla quale è stato posizionato un capping che non può essere perforato dalle radici degli alberi, no? da piante piantumate direttamente nel terreno. Quindi non, per questo motivo non c'è la possibilità, non ci è data la possibilità di mettere alberi. Però ci sono i campi gioco, beach volley. Ci sono i campi gioco, ci sono aree attrezzate per bambini e in quel caso anche per bambini disabili, c'è il beach volley, ci sono delle aree fitness dedicate a bambini un po' più adulti, diciamo, e appunto diverse zone dedicate alla balneazione. Quindi mi auguro che questo luogo possa essere ampiamente usato e apprezzato da tante tante persone. Bene, questa è la situazione sul terrapieno acquario a Muggia, una situazione che molti aspettavano, quindi sarà agibile, insomma vedremo anche il servizio, questo era un lungo estratto preparato proprio per l'occasione della diretta straordinaria prima del telegiornale. Allora andiamo a vedere brevemente anche altre notizie, di cui una sicuramente è sviluppata già per il TG, la vedremo più diffusamente dopo, ritorneremo su questo incidente che c'è stato nel Bellunese. Un incredibile schianto tra Sappada e Santo Stefano, grave, un 17enne di Trieste che in questo momento si trova con politraumi, ricoverato, intubato all'ospedale Cafoncello di Treviso. Il ragazzo appunto di Trieste stava percorrendo la strada 355 con un amico in sella al suo KTM, alla sua moto, però è andato a schiantarsi dopo una curva contro un muro a lato carreggiata, è in grave condizioni, sotto shock. Dopo vedremo più diffusamente all'interno del servizio del telegiornale i dettagli riguardo a questa notizia. Stiamo su Trieste prima, vediamo anche tutto ciò che concerne quello che è successo tra la giornata di ieri e di oggi. Distribuisce volantini senza la mascherina e si rifiuta di farsi identificare, per questo è stato denunciato. È successo sul sagrato della chiesa di via Rossetti, l'uomo è stato sanzionato amministrativamente per aver violato la normativa antipandemica. È successo ieri mattina, tra l'altro è successo nell'ultimo giorno in cui vigeva l'obbligatorietà di tenere la mascherina alzata anche all'aperto, insomma, presa una multa, diciamo così, proprio l'ultimo giorno. La Polizia di Stato ha denunciato la persona per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità, stava distribuendo dei volantini sul sagrato appunto senza mascherina. Giunti sul posto, ricostruiti gli episodi, gli operatori hanno cercato di identificarlo e, attesa la normativa antipandemica, lo hanno invitato a indossare il dispositivo di protezione per naso e bocca, visto che durante la consegna dei volantini non veniva rispettato il distanziamento sociale. E visti i rifiuti dell'uomo, gli agenti lo hanno accompagnato negli uffici del polo di San Salvo
sub e dopo le formalità di rito è stato denunciato alla locale procura della Repubblica e, come detto, sanzionato amministrativamente per aver violato la normativa antipandemica. Ecco, bisogna fare un appunto proprio su questo. Il volantinaggio, piuttosto che, come anche quando noi giornalisti andiamo a intervistare delle persone, è chiaro che è una situazione di prossimità, quindi in questi casi andrebbe indossata la mascherina proprio per garantire massima sicurezza per quanto riguarda gli episodi di vicinanza tra le persone. Ricordiamoci, comunque spaventa anche questa variante Delta che c'è in Italia, anche nella nostra regione, del virus. Ovviamente è chiaro che la decaduta dell'obbligo di mascherina all'aperto verrà continuamente valutata a seconda della situazione. Per il momento, oggi è il primo giorno dove questo obbligo non c'è più. Andiamo a vedere un'altra notizia di cronaca. È successo in via Costalunga: guida ubriaca ed esce di strada, scatta la denuncia e il ritiro della patente. È successo poco prima delle 5 del mattino in via Costalunga. Una 46enne è risultata positiva all'alcol test, è intervenuta la polizia di Aurisina appunto domenica ieri mattina proprio alle 5, su richiesta della sala operativa della questura, raggiunta tramite il numero unico 112 da un altro automobilista in transito. Sul posto è intervenuta la volante del commissariato. Dopo le formalità di rito, gli operatori hanno ritirato la patente alla donna ed è stata sequestrata anche l'autovettura. Sono stati altresì danneggiati il mezzo, il cancello carraio di un'abitazione, un'altra vettura in sosta, dopo che la donna è andata a sbattere in palese stato di alterazione alcolica. Vediamo se possiamo darvi altre veloci notizie sempre attraverso il web. Un altro aggiornamento, ma sempre relativo alla giornata di ieri: è stato portato in pronto soccorso a Cattinara nella serata di ieri, domenica 27 giugno, un motociclista appunto finito all'ospedale per un incidente a Panzano, un incidente con la moto in prossimità del campo di calcio di Panzano nel Monfalconese. Ieri sera, ferito il motociclista che ha riportato un trauma cranico, è stato trasportato all'ospedale di Cattinara e di soccorso dal personale sanitario del 118. Le sue condizioni sarebbero stabili e non gravi. Sul posto anche le forze dell'ordine. Vado su Agenzia Vista, voglio farvi vedere, alleggerendo anche un po' gli argomenti, in ogni caso, la gioia dei tifosi italiani dopo aver assistito alla partita contro la nazionale austriaca. Una vittoria davvero soffertissima per 2-1, vittoria raggiunta appena nei minuti supplementari con l'1-0 firmato da Chiesa, poi il 2-0 firmato da Pessina e poi nel secondo tempo supplementare il momentaneo, il 2-1 accorcia le distanze l'Austria, che però non è bastato per riprendere in mano la partita e andare ai rigori. Quindi ovviamente i tifosi italiani tutti contenti. Vediamo le reazioni. Molto, moltissimo, moltissimo, gli ho messo cuore, voglia, tutto, andiamo avanti, dai! Sotto il cielo, l'unità italiana! Sei contento? Molto, molto, siamo tutti contenti. Dai. Contentissimo. Assolutamente sì, ce la faremo, perché siamo una squadra con due palle così. Tantissimo, forza Italia! È stata emozionante, siamo euforici, siamo contentissimi. Stiamo godendo. Angelo mangiante, Angelo mangiante. Certo, contentissimo. Abbiamo sofferto, però alla fine è andata bene. Mamma mia, non ho voce, ho finito tutta la voce. Bellissima partita, sofferta fino all'ultimo. Speriamo che sia, non diciamo niente, però speriamo che sia, che arriviamo fino in fondo. Non si dice nulla, però la prossima è molto decisiva. Abbiamo sofferto, abbiamo vinto. Almeno a Wembley ci dobbiamo ritornare, almeno a Wembley. Mo a Monaco andiamo e
Ci beviamo qualche birra, ma andiamo tutti. Sofferta ma meritata. Possiamo arrivare fino in fondo. Solo grazie a Spinazzola. Grazie. Siamo ai quarti di finale. Allora, andiamo avanti così, ragazzi. Bel gruppo, dai. Abbiamo sofferto all'inizio, ma... No, scherzo, all'inizio siamo andati benissimo, il secondo tempo abbiamo sofferto un pochino, però sono contento, l'importante è vincere e non lo so, ma siamo speriamo italiani, bene. Ce la caviamo sempre! Forza Italia! Ce la caviamo sempre! Forza! Primo gol subito, non ci arresta, ci prendiamo tutto! Sì, molto, molto, ci ho pensato perché volevo dire faccio cazzo, però poi me la sono risparmiata, la verità. Bene, bene, questa insomma la situazione, prima Piazza del Popolo a Roma, poi insomma nel resto della città, gioia e felicità per la vittoria della Nazionale sabato sera, speriamo di ripeterci contro il Belgio. Abbiamo ancora poco meno di 2 minuti prima di lasciarci alla pausa pubblicitaria. Andiamo a vedere anche altri titoli, più sempre rimanendo in ambito a questo punto nazionale. Covid, Sileri, variante Delta, i tempi per ottenere il Green Pass andranno rimodulati. Poi il Ministro della Salute della Toscana fa un primo bilancio sul lascia passare, finora 13,7 milioni di persone lo hanno già scaricato ed è un fatto molto positivo, commenta il virologo per gli ASCO, possibili però dei mini lockdown qualora i contagi dovessero alzarsi. Il ministro Roberto Speranza fa sapere dalla Toscana che fino ad oggi appunto quasi 14 milioni di persone hanno scaricato il Green Pass, e poi il sottosegretario Pierpaolo Sileri smorza però gli entusiasmi. Colpa della temutissima variante Delta, potrebbe far slittare i tempi per il rilascio del lascia passare che oggi si può ottenere dopo 15 giorni dalla prima dose. È verosimile che la variante Delta ci vedrà costretti a rimodulare il Green Pass, spiega il sottosegretario, rilasciandolo dopo la seconda dose di vaccino, ma è presto per dirlo. Aspettiamo ancora i dati, continua di 1 o 2 settimane. Difende però la decisione presa nei giorni scorsi, rilasciare il Green Pass dopo la prima dose non è stato un errore. Allora i dati ci dicevano questo. Al momento una modifica non serve, ma va messa in cantiere. Da medico e non da politico dico che probabilmente si arriverà a una rimodulazione. Questo quanto ha detto il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri. Noi ci fermiamo, andiamo in pausa pubblicità. Torniamo fra poco con tutte le notizie raccolte nel telegiornale delle 13:20. State con noi. Ben ritrovati, buon pomeriggio e bentrovati alla diretta al telegiornale meridiano di Tele4 delle 13:20. Primo giorno senza mascherine all'aperto, decade l'obbligo e noi siamo stati in città proprio per sentire i pareri dei triestini, dei cittadini e vedere come la stanno vivendo questo momento. Vediamo il servizio. Passiamo il 28 giugno, Italia, zona bianca, primo giorno senza le mascherine, ecco perché la nostra presenza in città senza l'obbligo di mascherine all'aperto. Prove di normalità in un'Italia in zona bianca, senza più l'obbligo di tenere la mascherina all'aperto. Una svolta che si potrebbe definire storica dopo un anno e mezzo di pandemia. Intendiamoci, le mascherine bisogna sempre averle a portata di mano, sia per quando si entra in qualsiasi luogo al chiuso, dal negozio alla corsa in autobus o in taxi, sia per quando, anche all'aperto, ci si trovi in una
una situazione di assembramento in mezzo a molte persone. Se cammino per strada la mascherina la posso tenere abbassata, se però vado al mercato in mezzo a una folla è bene alzare la protezione per naso e bocca. Speriamo di nel buon senso della gente, che comunque bisogna sempre stare attenti, insomma. Vedo che lei comunque ce l'ha a portata di mano, ovviamente. A portata di mano, perché se entro in un bar o in qualsiasi altro luogo bisogna indossarla. Adesso ero in bus, chiaramente mi tocca usare la mascherina. Però se ne ho tenerla. Sono scesa dell'autobus e allora bisogna sempre avere una se cade e un'altra per riserva, sempre. Due, giusto? Anche tre qualche volta. Oh, però già il fatto di poter sinceramente respirare, non avere l'obbligo di tenere questa mascherina addosso, sicuramente ti dà un senso più, sicuramente di libertà. Libera finalmente. Finalmente libera. Sì, finalmente libera. Lei ha la mascherina su nonostante si possa tenere abbassata, sì. Per precauzione? Certo, non corro questo rischio. Ecco. Diciamo che ci credo alla malattia, quindi sto attenta e spero che tutti quanti lo facciano. Sono sola, come mi metto a me la mascherina? Sono sempre sola. Però ce l'ha a portata di mano se entra in un luogo, no? Eccola qua, e l'ago anche con le farfallette, guardila. Ah, che con bella! Con le farfallette. No, la metto, qui metto ai supermercati, tutto. Passiamo alla cronaca, un terribile schianto in moto tra Santo Stefano di Cadore e Sappada, un giovane triestino di 17 anni rimasto gravemente ferito, ora ricoverato all'ospedale di Treviso con un politrauma, vediamo. Una corsa in moto con un amico tra le strade panoramiche del Bellunese, una gita fuori porta con l'intenzione di godersi la giornata e poi, improvvisamente, il terribile schianto dopo la curva. Un ragazzo triestino di 17 anni si trova in gravissime condizioni ricoverato all'ospedale di Treviso. Ieri, intorno alle 5 di pomeriggio, il 17enne stava correndo a bordo del suo KTM, seguito da un amico, lungo la strada 355 tra Santo Stefano di Cadore e Sappada, fuori dalle tratte autostradali per godersi al meglio il panorama. Dopo una curva però il ragazzo ha perso il controllo della moto, che è partita schiantandosi con violenza contro il muro. Il 17enne è crollato a terra sotto gli occhi dell'amico. Non si conoscono ancora le dinamiche per spiegare la perdita del controllo della moto. Solo l'amico, testimone dell'incidente, ha potuto vedere il triestino che dopo la semicurva si è schiantato contro il muro a lato carreggiata. L'amico stesso, in sella alla propria moto, è rimasto sotto shock. Sul posto sono arrivati i soccorsi, i vigili del fuoco e 118, che hanno trovato il triestino dolorante e anch'egli sotto shock, tanto che non riusciva a raccontare cosa fosse successo. Le squadre di soccorritori hanno caricato il 17enne su una lettiga per poi portarlo all'ospedale Caffoncello di Treviso sull'elicottero. Il triestino è in serie condizioni, è stato necessario intubarlo ed è ricoverato per un politrauma. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica. Bed and breakfast e case vacanze rappresentano una soluzione sempre più gettonata dai triestini, ma attenzione alle truffe che incombono online. La Polizia Postale ha diffuso un decalogo di consigli, ce lo illustra Laura Bucarella. Aumentano le prenotazioni online per bed and breakfast e case vacanze, ma la truffa è sempre dietro l'angolo. La Polizia Postale ha avviato la campagna estiva contro i raggiri, quest'anno alleata alla famosa piattaforma Airbnb. La rete si conferma uno dei metodi più utilizzati per questo tipo di prenotazione ed è per questo che la Polizia Postale in questo periodo emana una serie di consigli volti a prevenire il rischio che dalla prenotazione di una casa vacanza ci si ritrovi poi in una casa fantasma. La popolarità della casa vacanza prenotata in internet aumenta anche in Friuli Venezia Giulia, che si allinea alle altre regioni italiane. Secondo uno studio del Politecnico di Milano, quasi 7 utenti su 10, il 65%, acquista una vacanza online. Ecco allora i consigli per individuare i tentativi di truffa e non farsi fregare. Ad esempio, quando intendiamo prenotare una casa vacanza su un determinato sito, è bene caricare le immagini dell'immobile stesso su un comune motore di ricerca. La rete in questo modo ci restituirà una serie di recensioni, positive o negative, che ci permetteranno di orientare le nostre scelte. Analogamente è possibile fare una verifica dell'indirizzo di residenza dell'abitazione e dell'abitazione stessa. È sempre bene diffidare di chi propone di lasciare le piattaforme ufficiali di prenotazione per fare accordi privati, magari dopo la promessa di uno sconto. Leggete sempre l'annuncio con attenzione, un annuncio ben curato e di solito indice di un host di una casa altrettanto in ordine. Dovrebbero invece mettervi in allarme un prezzo troppo competitivo per la settimana di Ferragosto, descrizioni vaghe, la totale mancanza di recensioni o un profilo utente creato da pochi giorni. Attenzione poi soprattutto alla fase del pagamento.
pagamento. È sempre bene affidarsi a metodi di pagamento tradizionali, diffidando quindi da carte prepagate o sistemi di pagamento che prevedono in questo modo il trasferimento del denaro. Ancora, è bene evitare di cedere alle offerte che invitano a uscire dal sito di riferimento, in quanto solitamente sono il preludio di metodi di pagamento quantomeno sospetti che sfociano in vere e proprie truffe. Il collegamento con la polizia locale è pronto per la situazione in città, i dati sul traffico con noi. Fulvio De Grassi, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Diciamo che fortunatamente non si sono verificati accadimenti con danni alle persone, diciamo se non altro almeno gravi. Interventi di routine da parte delle nostre pattuglie, comunque le richieste della sala operativa sono tante, ci sono anche tanti scavi, tanti cantieri, i più importanti quelli di via San Michele e via Ginnastica, e ogni tanto purtroppo devono intervenire anche con rimozioni che porta via abbastanza tempo e soprattutto anche c'è un disagio sia per chi fa i lavori, ovviamente anche per chi c'è le macchine sul posto, però ci sono dei diritti da rispettare. Certo. Al momento il traffico in città è tranquillo, comunque nella mattinata era abbastanza, diciamo, pur essendo stagione estiva, abbastanza movimentato, soprattutto ovviamente anche verso le zone, diciamo, la riviera barcoliana e le zone balneari. Al momento non abbiamo particolari interventi in atto, non abbiamo in nota per il pomeriggio anche dei fatti o manifestazioni che potrebbero andare a gravare sul traffico cittadino. Per il momento direi che è tutto, vi restituirei la linea. Commissario De Grassi, grazie, buona giornata, buon lavoro. Grazie. Buona giornata, buon lavoro. Grazie al commissario Fulvio De Grassi. Ora noi torniamo con gli 8 milioni di euro di investimento che il consorzio TPL FVG ha messo sul piatto nel primo anno di operatività dopo l'aggiudicazione dell'appalto del trasporto pubblico locale. Un bilancio, forti investimenti in tecnologie, ma anche sul tema ambientale. Bernardo Gulotta. Tempo di bilanci a un anno dall'avvio del nuovo modello di gestione del trasporto pubblico locale regionale. Sono oltre 8 milioni di euro investiti dal consorzio TPL FVG per modernizzare e rendere più gradevole ed efficiente, nonché sicuro, il sistema di trasporto pubblico regionale. Monitor di bordo, palline a inchiostro elettronico, conta passeggeri, videosorveglianza e mettitrici automatiche sono fra le voci di investimento più corpose presentate oggi. Tutti i progetti che oggi presenteremo e su cui abbiamo lavorato pesantemente nell'ultimo anno sono tutti progetti che guardano alla qualità del servizio, all'intermodalità del servizio, che guardano all'accessibilità complessiva del servizio. Il Friuli Venezia Giulia sul trasporto pubblico è un'eccellenza ed è un'eccellenza che forse non è raccontata esattamente così come c'è, è un'eccellenza più di quanto non si racconti. Non ci sono però soltanto le novità visibili, ma anche i progetti in cantiere che guardano anche all'adeguamento a ciò che ogni giorno è un po' più sulla bocca di tutti, ovvero la transizione ecologica, una delle sfide lanciate con forza dall'Europa. Solo oggi vedremo solo la parte dei progetti, quella più visibile, 7-8 milioni di euro che guardano soprattutto alla digitalizzazione, alla transizione ecologica, ma poi ci sono sotto dei progetti importantissimi anche di transizione ecologica, per esempio a Udine verso il biometano, a Trieste probabilmente verso l'elettrico e una sperimentazione dell'idrogeno. Tra i dati che l'amministratore delegato Semplici ama citare c'è quello dei 275.000 viaggi passeggeri al giorno in periodo non Covid, un valore che colloca la regione ai vertici in Italia per numero di utilizzo del mezzo pubblico, laddove poi Trieste si ritaglia una grossa fetta. A completare la statistica anche i 1.841 addetti impiegati, i 966 autobus, le oltre 9.000 fermate e i 120 milioni che il consorzio restituisce al territorio ogni anno. Sabato 3 luglio inaugura Aquarium, un chilometro di nuova costa balneabile sul lungomare Muggesano. Ne abbiamo parlato col sindaco Laura Marzi, era lì con il sindaco Marco Stabile. Sindaco Marzi, ultimi ritocchi per l'interramento Aquario, siamo vicini all'inaugurazione. Per fortuna sì, anche se con un anno di ritardo, perché ricordo che noi abbiamo come dire, nominato quel luogo, intitolato quel luogo Aquario 2020, con l'idea di inaugurare quel sito balneare nell'estate 2020. Di fatto siamo arrivati nell'estate 2021, ma ci siamo. Quando si inaugura?
Allora, noi a causa delle restrizioni Covid purtroppo siamo costretti a fare un'inaugurazione ristretta, dedicata solamente alle autorità e alla stampa, il giorno 3 luglio, quindi sabato, il 3 luglio in orario serale. Apriremo ufficialmente, taglieremo il nastro ufficiale. Da lì in poi in realtà il sito sarà aperto a tutti, come del resto lo è già ora, perché non ci sono recinzioni che bloccano, no, l'afflusso delle persone, ma di fatto da lì in poi lo sarà ufficialmente. Dopodiché abbiamo deciso però di voler dedicare al pubblico e alla cittadinanza e a tutti i fruitori del sito una festa che verrà fatta a fine estate, che sarà una festa di restituzione di quell'area finalmente alla popolazione, e che faremo a fine luglio, primi di agosto, intorno alla fine di luglio. Sarà una festa serale con tutti i crismi, e io mi auguro di vedere tanta gente, tanto ci sarà lo spazio per poter distribuire le persone in 28.000 metri quadrati. Antonella Grim ieri mattina a Sveglia Trieste ha parlato della necessità di prorogare la deroga per l'ampliamento dei dehors per quanto riguarda i locali in città. Vediamo. A quanto pare gli spazi esterni per ristoratori e baristi, ovvero i tavolini all'aperto che sono stati concessi in più lungo le vie con la chiusura delle strade durante il weekend, diciamo così, hanno una data di scadenza che sarebbe il 5 luglio, quindi questo non dura tutta l'estate. No, pare proprio di no. Io non sono d'accordo sul fatto di non farlo durare tutta l'estate. E quindi cercherò subito delle conferme con la giunta, con gli uffici del comune, e chiederò, anzi lo formalizzo già ora, che questo strumento, che ha permesso a tanti esercenti, a tanti ristoratori, a tanti commercianti di utilizzare dal venerdì pomeriggio dopo le 17 fino alla domenica gli spazi pedonali antistanti alla propria attività, al proprio ristorante, bar, enoteca, per posizionare i tavolini, io chiederò che questo provvedimento vada avanti tutta l'estate, perché è uno dei modi in cui va utilizzato lo spazio pubblico in una maniera sempre più forte, ed è anche uno dei modi in cui sostenere, lo abbiamo detto fin dall'inizio, i nostri esercenti, i nostri commercianti, i nostri ristoratori dopo il periodo durissimo che hanno dovuto affrontare negli ultimi 14 mesi. Il liceo sportivo Oberdan di Trieste vive nel paradosso di non aver spazi sportivi adeguati per i propri studenti. Lo ha evidenziato l'Azzurra Basket, che segue da tempo l'iter della creazione di campi attrezzati esterni, su cui esiste un progetto oggi però ancora fermo sulla carta. Vediamo. Il paradosso di un liceo sportivo senza spazi sportivi all'altezza, pur con un progetto approvato e finanziato ma ancora non partito, è quanto vive l'istituto Oberdan di Trieste, che fuori dal pallone che la società azzurra utilizza per la propria attività, in questo caso pallacanestro, vanta uno spazio esterno notevole su cui pende un progetto interessante che darebbe ampio sfogo alla necessità di spazi sportivi sia della scuola che delle altre società. Qui siamo al liceo sportivo Oberdan, e questo è il campo polifunzionale che adesso è stato, diciamo, tolto perché le radici degli alberi avevano rovinato, e qui dovrebbe sorgere il nuovo campo polifunzionale del liceo sportivo Oberdan, che ricordo è uno dei 4 licei sportivi della nostra regione. In quell'area da progetto dovrà sorgere un campo da basket adattabile a campo da calcetto, quindi spazi aperti per pallavolo e anche uno o più tratti per piccole piste di atletica. In generale si tratta di rendere il liceo sportivo nel vero senso della parola, stante anche il fatto che con il caldo l'attività si svolge all'aperto e non solo in periodo scolastico. L'attesa dura da tanti anni, il nodo pare essere amministrativo burocratico, ma forse dietro c'è anche una questione di dover fare i conti con le priorità a cui l'EDR dovrà dar seguito attingendo da un elenco di altri lavori. Con i punti di domanda del Covid e delle attività sportive al chiuso, e trattandosi di sport e giovani, però, questo progetto dovrebbe essere maggiormente considerato da chi di dovere. Da quello che ho capito è che l'EDR sta facendo tanti lavori, pertanto dovrà capire
capire a cosa dare la precedenza. Io so che anche la dottoressa Rocco, la preside del liceo, si sta dando molto da fare, sta premendo per poter avere il campo quanto prima. Si spera che con l'inizio dell'anno scolastico 2021-2022 si possa partire, perché sarebbe veramente un peccato per tutti quanti che la cosa rimanga ferma. So per certo che l'EDR si sta dando di fare, ma sono contento appunto di poter promuovere anche tramite Tele4 questo futuro impianto che darà sicuramente molto lustro al liceo, ma anche a tutta Trieste. Ora l'aggiornamento della pagina meteo sul sito dell'OSMER prima di chiudere il telegiornale. Oggi lunedì 28 giugno, cielo sereno, poco nuvoloso, venti a regime di brezza, di pomeriggio farà molto caldo in pianura, mentre verso il cadore sarà possibile qualche maggiore annuvolamento, temperature minime tra i 23 e i 26 gradi, temperature massime tra i 30 e i 32 gradi. Il tempo per domani, martedì 29 giugno, cielo sereno, poco nuvoloso, farà molto caldo, specie in pianura, dal pomeriggio soffierà vento moderato da sud o sud-ovest, più sostenuto in quota sui monti. Sulla zona montana verso sera possibile qualche temporale, più probabile sulle prealpi, ma sarà possibile anche sull'alta pianura. Localmente qualche temporale potrebbe essere anche forte. Temperature minime tra i 23 e i 26 gradi, temperature massime tra i 29 e i 31 gradi. È tutto per questa edizione meridiana del telegiornale di Tele4. Grazie per la vostra attenzione e buon pomeriggio.